E adesso dovremmo esserci, buongiorno, Buongiorno, buongiorno buongiorno. caro, buongiorno, buongiorno Domenico Ravè, benvenuto, Buongiorno, benvenuto, buongiorno. benvenutissimo. Ci sente? Speriamo che si senta, Io diciamo non che... sento il volume, qui. Com'è? Qui non sento il volume. Non sente il volume? Il volume dovrebbe esserci perché si dovrebbe sentire. Si dovrebbe sentire. Ah, Buongiorno, buongiorno. Allora, vabbè. ci dicono qualcosa, gli amici? Speriamo. Allora. Volume siamo. Sì, devono dirci se ci sentono, no? Sentono bassi, alti, possiamo alzare i volumi. Roberta, ok, benissimo. Bene, bene, ok, bene, bene, bene. Allora, ragazzi, buongiorno, benvenuti. Abbiamo nuove telecamere, diteci come ci vedete, nuovi Nuove microfoni, diteci come ci sentite, un e vecchi ospite che non è amici. vecchio, vecchio, ma siamo contenti di averlo Vecchi con noi. amici. Vecchi amici. Buongiorno. Buongiorno. Ah, non abbiamo preso le. Di che cosa? Un attimo, lo Allora, prendo. noi le mettiamo il microfono perché questo sarà il suo microfono in direzione. Esatto. Vediamo, giusto? Provi a parlare. Sì, è in direzione. È in direzione. 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 Lei è diretto, insomma. Vabbè, no, no. Allora, buongiorno, guarda quante belle persone. Roberta, Serena, Buongiorno, buongiorno. Mario. Diteci come ci vedete, dovreste vederci anche Diteci come ci meglio. sentite, come ci vedete, Dovreste vederci anche perché abbiamo meglio. cambiato tutto il sistema proprio ieri. Dammi un po' la telecamera se riesci. La telecamera. Dobbiamo far passare sotto perché Sì. stiamo provando Sì, anche. stiamo. Allora, vi facciamo vedere cosa succede adesso qui sopra, sembra Sì. di essere in una centrale Ecco. nucleare. Eccolo qua. Allora, questo è dove ci sentite, questo è dove ci vedete. I microfoni tutti come sono, le nuove telecamere, il Marchionne Caffè vuoto solo per l'asporto, le nuove telecamere e tutto quello che Ecco. succede per cercare di farci voler bene. Allora, Domenico, come stai? Bene, voi? Dai, Bene. bene, bene. Bene, Facciamo sono subito bene. between the sheets e trovo il Bene. cartello. E qua Between the sheets. la situazione qui è complicata. Eccolo qua, between the sheets. Allora. Subito, ma questa mattina è sereno, quindi la temperatura è andata un po' giù, siamo intorno ai 5 gradi. 5 gradi, proprio da lei in campagna, C'è la 5 gradi. neve. I pomodori resistono, Sì. bisogna mettere la cassetta sopra i pomodori Sì. nell'orto, perché altrimenti Ah, per quello ghiacciano. mettevano, non lo sapevo, era Ah, la per cassetta serviva per quello. Io credevo servisse già per raccogliere i ghiacciano. No, pomodori. per proteggerli dal Ah, freddo. Ok. ecco. Eh sì, queste giornate qui, Sì, ma sì, ci sì. sono sempre state, Domenico, tu che vivi In campagna. fuori le mura. Ci sono Sì. sì, altrimenti non avrebbero messo le Oh, cassette a copertura dei oh, oh, oh. Ecco, adesso pomodori. si vede. Sì, ho capito, no, ma cioè, capitava in modo consueto. Penso di sì. Sì. Va Ok. bene. Bene, Allora ha attivato proviamo. una telecamera sul tavolo, sì, è Sì, attivata. l'abbiamo già messa a posto, l'abbiamo già messa a posto. Vediamo se riusciamo a sentirlo però, perché abbiamo anche un altro ospite. Abbiamo il buon Andrea Scotto. Buongiorno Andrea, come stai? Buongiorno Benissimo, buongiorno a tutti e a tutti. Andrea, un attimo che do volume così sentiamo anche quello che dici, perché altrimenti qui Ecco. siamo a silenzio. E non va in Bene, distorsione. no, perché abbiamo i microfoni nuovi. Porca Siamo miseria. troppo avanti. Siamo. Il nostro congiunto. Allora. Lo so che siete troppo avanti. Siamo troppo avanti, sì. Sì, se Vabbè. volete dare un contributo, adesso mettiamo il salvadanaio Se ti perché dicessi da che ora siamo arrivati qui in a fare effetti queste con quello che cose. abbiamo speso in questi giorni andiamo avanti un anno e mezzo a mettere urletti nel salvadanaio. Eh sì. Allora, non vi vediamo Sì. ora. Sì, ciao, ciao Dado. Ciao Dado. Antonio Putrino ti chiama, ti saluta. Ah, ciao, ciao Antonio, ciao. Eccoci. È Qua abbiamo un mio amico di Non Clubhouse, avevo dalla dubbi. Svizzera, direttamente, Non Antonio. avevo dubbi. È un ragazzo fantastico, è uno. Allora, Allora, come vedete, voi che non siete frequentatori di social, io lo capisco, poi avete anche Android, avete sistemi noi siamo, Android. sì, Noi che siamo, siamo tutti sì, amici ecco. con l'iPhone, poi ci ritroviamo, stiamo assieme, abbiamo la piacevolezza, passiamo dei Sì, bei. sì, bello, mi piace. Va bene, inutile che ti spieghi tu. Niente. Allora, intanto, Domenico, come la vedi la situazione attuale? Cioè, parliamo di situazione Generale. globale, generale. Regionale, insomma. Ma se il tema è quello della ripartenza, il tema è quello dei Ciao Silvia, vaccini. ciao Silvia, domani avremo Silvia Strano. Ciao, grazie. Sì.
E allora, niente, la vedo che questo è un momento molto critico, questo è forse il momento più critico, dove bisogna tenere insieme le dinamiche dei vaccini, la necessità di far ripartire bene l'economia e la diffusione dei contagi che sembra diminuire, la Facciamo le pressione dita. ancora sugli ospedali, e quindi questo è il vero momento critico, no? Dove bisogna tenere insieme Ci tutto. avevano detto che era quello di novembre il momento Si critico. vede che non siamo stati abbastanza bravi, Ma. e quindi adesso ci troviamo nelle Sì, condizioni. bravi no, perché onestamente non siamo, l'ho letto, io lo ripeto perché è da domenica che parlo di questo articolo di Senaldi. Può piacere o non piacere come giornalista, però ho fatto un elenco di 10 strutture che abbiamo in Italia rispetto al resto del mondo, dal maggior numero di morti, al minor numero di vaccinati, al maggior numero di chiusure, comunque con un risultato negativo, che direi che tanto lavoro c'è ancora da fare. Tanto lavoro c'è ancora da fare, non c'è dubbio su questo. Però tutte le volte che noi. Allora, a me verrebbe meglio fare la critica, no? Dalla posizione in cui sono, però la evito perché ormai ci conosciamo, non sono interessato a fare la No, critica. no, no, Intanto perché una volta andrebbe fare la critica a un comune, poi a una regione, poi al governo nazionale, quindi non la finiamo più. all'Europa, perché anche l'Europa. All'Europa, quindi non la finiamo più. E io non trovo interesse nel fare la critica. Dico però che tutte le volte che penso a questi momenti così complicati, poi alla fine mi viene in mente. Chi negli ospedali e sul territorio in camice sta facendo il possibile per salvare le vite? E i commercianti che sono in trincea più di tutti, Sì, che cercano di decisamente. resistere. E i volontari che adesso alla Valfresca sono lì, che no, si stanno Che adoperando per fanno i un lavoro, vaccini. guarda, ti Fanno dico, un lavoro ma meraviglioso. posso dirvi che questa è la parte più bella Sì, dell'Italia, no? certo. Questo scenario qui, ecco, mi interessa particolarmente. Io penso che noi ripartiremo grazie a quelle persone. Ah, Sì, sicuramente, non sicuramente. certo ai burocrati No, che si infatti. perdono e non riescono a dare i ristori, non certo a chi ha promesso la cassa integrazione e non la sta facendo arrivare, non certo a tutto quel mondo di parassiti che mi permetto di dire però lo stipendio a fine mese lo prendono. Quindi si sta giocando una partita, secondo Noi me, parliamo anche, ho parlato ieri con Andrea, estremamente che ha la difficile. moglie che è insegnante, è mandata al confine del mondo, né? Mi sembra che sia una colonia d'Ercole, più o meno dove tua moglie. 125 km di distanza, quando in realtà a 12 km c'erano dei posti disponibili. Sì, esatto. E anche Quindi con un perché tua meccanismo moglie. assurdo, astruso e irrazionale, tantissimi insegnanti, sono 2.000 insegnanti almeno, poi con l'anno prossimo, quando ne passeranno di ruolo altre, saranno altrettante, altre ancora, si trovano dopo 10-15 anni di precariato, entrare di ruolo finalmente, ma con distanze parecchio lunghe da coprire. Quindi che fa la famiglia, ai bambini piccoli, ai genitori anziani a cui stare dietro? Questa cosa del vincolo quinquennale per i nuovi immessi in ruolo, oltre a non dare nessun vantaggio alla didattica, perché non dà nessun vantaggio, colpisce e colpisce e separa duramente le famiglie. E Ecco, noi parlavamo lo dico e lo proprio di dico questo, si diceva per esperienza che. diretta, ma non è solo mia, è un'esperienza, come dicevo, di decine di migliaia di famiglie. Adesso pare che forse per l'anno prossimo sospenderanno questo vincolo, poi si vedrà, eccetera. E noi familiari e gli insegnanti stessi siamo un po' tutti sulle graticole in questo momento. Le cose che comunque adesso qualcosa sembra che si possa fare, mentre col precedente governo l'ex ministro Azzolina, tutte le volte che cercava di migliorare questo aspetto, metteva il veto. Sì, il problema è appunto anche gli statali che si dice in tanti non stanno lavorando, non stanno facendo niente. Sua moglie ha fatto un po' di DAD prima di dicembre, poi è sempre andata su malgrado sia distante. Quindi ecco, hai ragione anche tu, non stiamo a generalizzare, però abbiamo della gente come poi la moglie di Andrea o gli operatori sanitari che sono quelli che in questo momento si stanno tenendo in piedi. Salutiamo anche Roberto Carbone, buongiorno, buongiorno a tutti, e anche Maurizio Bensi, il nostro tassista di fiducia. Se lei da Benvenuto. Castellazzo avesse bisogno di venire ad Alessandria per poi andare chissà dove, no, grazie al treno che c'è Yuma. veloce, Sì, quello per per Yuma. Milano, secondo me Il c'è per treno per Milano. Yuma, Treno il treno per per Yuma. Yuma. Ecco, allora lei potrebbe prendere il taxi fino da Castellazzo ad Alessandria. Sì.
0131 2019 00 e chiedere di Maurizio. Maurizio bene, anche sì, perché sì, noi abbiamo la provvigione sulla cosa di Maurizio. Adesso capito. Adesso non è più chiara la situazione. Allora, buongiorno, buongiorno Patrizia, buongiorno, c'è il sole anche là. Anche sì, tanto perché... Sì, ma lei la deve... No, è il mio, è il mio. Ah, è suo. Adesso sì. No, volevo sapere, possiamo sapere, possiamo farci gli affari suoi un attimo. No, ma saranno anche affari suoi. Cioè, no, possiamo farci gli affari suoi un attimo. Dire. È il gruppo consigliere regionale. Ah, ok. Che abbiamo presentato 1524 emendamenti a una proposta di legge. Ah, vabbè. Come, allora, ecco, in regione, come in questo momento state discutendo il bilancio, mi sembra. Abbiamo finito il bilancio, sì, domani inizia la maratona che ci porta verso la modifica chiesta dalla maggioranza su la legge contro il gioco d'azzardo patologico. Sì, okay, sì. E al termine ci sarà la mia proposta di legge, che è già stata votata all'unanimità in commissione, sulla parità retributiva tra i sessi. Ah, quello può dare. Ah, bene. Bene, ecco, riguardo il gioco legalizzato. Noi abbiamo te lo diciamo prima così non può sembrare, noi siamo favorevoli alla riapertura. Sì, siamo lo sapevo. Favorevoli alla riapertura. Controllata. Li ho controllati. Sì. Controllata. Controllata, perché pagare le tasse. Noi vogliamo che la gente lavori, e lì sono stati persi molti posti di lavoro. E giochi, e quei suoi guadagni li giochi al gioco d'azzardo patologico. Altrimenti li gioca in una stanzetta, sì, con la carta di credito. Sì, no, sì. Sta aumentando, sì, il gioco d'azzardo. Ma non in Piemonte. Ma non in Piemonte. Sì. Aumenta pari, nonostante la diminuzione del numero di macchinette posizionate nei locali, l'aumento non è maggiore rispetto alla media italiana. Ma io non entro nel merito, no, perché, no, 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 perché so che in palio ci sono degli interessi, ci sono, e quindi anche come dire, anche e anche qui sui lavoratori. Io mi sono abituato dopo 30 anni di amministrazione a non confrontarmi frase su frase, le analisi dicono altro, e quindi dovremmo prendere in mano le analisi, ma ribadisco, sono 100.000 lavoratori del settore. Sì, però le analisi, non i pareri, dicono un'altra cosa. Detto questo, io capisco che ci sono degli interessi in campo, li comprendo soprattutto in una fase complicata dell'Italia, rispetto le posizioni, ho la mia. Siamo in democrazia, ognuno. Certo, no, quindi, no. Con te ci chiede sempre a discutere, ma perché? Le discussioni sono sempre fatte in maniera aperta, cioè si ragiona sulle proprie posizioni, non è io dico così, tu dici cos'ha, no, per carità, è sempre una... Comunque, la discussione, per tornare alla legge in sé, secondo voi passerà la proposta della maggioranza? Questo senza dubbio, ma perché c'è una suprema... In Italia, guardate... Se non si vogliono modificare le leggi o proporre le leggi, si trovano delle scuse. Perché quando una maggioranza vuole far passare una legge, o con un decreto legge, o con un disegno di legge, o con una proposta che nasce dalle commissioni del Parlamento, quella legge passa. Certo. Quindi e quindi questa maggioranza, se, dato che ADC ha fatto un patto elettorale e vuole modificare la legge contro il gioco d'azzardo patologico in Piemonte, modificherà la legge, quella legge, con un contingentamento dei tempi e con le opzioni regolamentari che sono a disposizione. Le tecniche sono quelle. Certo, quindi noi presente 1524 emendamenti, noi 2005 Stelle, altri il resto della maggioranza, ma poi alla fine ci sarà la tagliola e diranno passa e passa. Beh, poi la tagliola, anche perché con tutti questi emendamenti ce ne saranno anche qualcheduno uguali, no, similari. No, grazie al cielo. Tra voi e 5 Stelle, per esempio, voi... Se sono similari vengono accoppiati, per sì, automaticamente dovrebbe essere sfondata. No, ma intanto voglio dire, ribadisco, quando non si fa una legge in Italia è perché si trova una scusa. Chi vuoi in Italia, se vuoi, nelle assemblee legislative la legge la porti a casa. Sì, certo. Sì, purtroppo. Certo. Minoranze, non minoranze. Sapete cosa può succedere? Sì. Che fuori si organizza la protesta, i movimenti sociali si organizzano. Allora a quel punto lì la maggioranza, per non perdere consensi nella società,
si ferma, ma se non c'è un movimento fuori dalle aule, le In questo maggioranze caso, vanno penso di avanti. no. Quindi, Io penso di no, anche perché sono vietati gli assembramenti, quindi ah c'è. beh, no, no, per esempio, ma quindi qua Eh ho sì, proprio però la cioè, notizia di io non, cose. vedete, io non immagino i pazienti che hanno queste patologie andare in piazza a protestare. No, 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 Non è. direi, anzi, hanno ancora paura di farsi vedere. Intanto, noi Ma abbiamo. salutiamo anche Giovanni Rossi che sei Benvenuta, collegata. ben arrivata. Invece volevo fare una domanda a Andrea, perché parlavamo ieri di un'attività, e qua parliamo di Novi Ligure, un'attività che a me piace molto perché parlando del periodo, ha introdotto il discorso sul periodo difficile, Andrea sta preparando dei ragazzi che porteranno a visitare i musei o le chiese o comunque le opere d'arte che ci sono a Novi. Cosa state facendo? Come vi state preparando per la nuova per la ripresa? Spero che c'è una ripresa. Speriamo che questa ripresa ci sia, ma essere pronti già da subito. A Novi c'è un museo, che è il Museo dei Campionissimi, che è anche una parte di collezioni d'arte civico museo che abbiamo. La maggior parte delle cose da vedere in realtà sono chiese e facciate dipinte. Noi come volontari ci concentreremo proprio su queste chiese, su queste facciate dipinte. Ah, Le quindi. chiese spaziano dal Medioevo al Barocco. Le facciate dipinte dal tardo 400 fino al 1700 sono cose che noi vediamo, ma non le abbiamo mai guardate con attenzione. Ecco, l'opera di noi volontari, noi attivisti culturali, è quella di far sì che i nostri concittadini e gli ospiti e le ospiti che verranno a Novi Ligure, speriamo tra poco, potendolo fare con il superamento delle restrizioni Covid, possono veramente gustarsi quello che hanno sotto gli occhi. Perché le chiese sì sono aperte, ma se non c'è qualcuno che racconta cosa c'è dietro un'opera d'arte, cosa significa, perché è stata fatta e perché si trova lì, si perde un po' il sapore che si potrebbe avere durante una vera visita. È un po' come assistere a un film muto. Ah, tu Sì, sei. però se c'è anche il sonoro è meglio. E se Sì, magari il sonoro è un sonoro fatto bene, è ancora di più. in questo caso tu hai tantissimo sonoro, devo fare un attimo un lavoro per rimettere a posto il tuo microfono, resta lì e non ti Ecco, spostare. nel frattempo io volevo chiederti, ci sono delle novità particolari dalla regione? Si sta muovendo qualcosa? Tipo quel famoso treno per Yuma, no? Non c'è nessuna novità. Vedo che si stanno raccogliendo. Ma no, rispetto ai trasporti, rispetto alla mobilità, vedo che si Sì. stanno raccogliendo un po' di esigenze del territorio, una speranza che la Commissione europea attraverso il Next Generation EU finanzi da qua al 2026 la riapertura di certe linee oppure il potenziamento di altre, ma mi pare di aver capito che sulle connessioni Alessandria-Milano, di cui voi parlate e Sì. avete parlato spesso, come dire, insomma, Non non frega si, niente a una nessuno. roba del genere. Non ho detto quello, No, però. ma si vede dalla. Fai vedere lo sguardo? Sì, è proprio quello, non frega niente a Mi scappa il nessuno. sorriso, mi scappa. Sì, No, ho no, no, capito. ma. Avevo capito. Allora, è bello però avere Sì, dei riscontri. dei No, riscontri diciamo, di questo poi tipo ci perché saranno ci fa le elezioni. particolarmente piacere, cioè voglio dire. Siamo in un momento catartico. Siamo Sì. in un momento in cui Ma si corre perché? dietro. Ma Ma perché? Ma perché perché? Perché deve essere sempre Torino centrica questa regione? fosse Torino centrica, ma fosse Torino centrica, non è neanche più qui. E il problema è che le province, ma in particolare le province come quella di Alessandria, hanno perso un profilo che dovrebbe venire prima rispetto a tutti gli altri, che è quello dell'identità comune. In questa provincia vige e vince la frammentazione. Abbiamo costruito la Per nostra forza. Sì. identità attorno ai sette centri zona e se tu costruisci le tue identità attorno ai sette centri zona, appena alzi lo sguardo e pensi di collegare questo territorio con Milano e con il resto del mondo, fai più fatica. Fai Ma no, anche perché più Tortone fatica. sulla linea di Genova, Novi è l'unica forse che interessa venire ad Alessandria, ma più o meno ci mette lo stesso tempo ad andare anche a Tortona. O vada, vabbè, non pervenuta.
Casale è già su, va a Vercelli e poi va a Milano da Vercelli. Allora, questo è un fattore di essere centrici, ma non così importanti come capoluogo di provincia, che non ha mai No, rappresentato. ma adesso voi dovete avere, voi e i vostri ascoltatori, dovrete avere 10 secondi la pazienza di ascoltare un mio sfogo. 10 Dai, secondi. anche 20. No, Se lo sfogo ci piace. ascoltate, ma secondo voi, a proposito della balcanizzazione che c'è in questa provincia, balcanizzazione, degli interessi, delle identità costruite attorno ai 700 zone, eccetera, 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 ma a voi pare normale che sul rilancio del turismo, sul rilancio del turismo, che dovrebbe essere un turismo internazionale, cioè la nostra voce dovrebbe arrivare tradotta in tante lingue in tutto il mondo. Certo. Litighiamo tra Tortona e Casale, ma litighiamo tra Tortona e Casale, ma non abbiamo capito. Io capisco che bisogna costruire l'identità monferrina e l'identità tortonese, Ma cosa l'identità cambia? del Basso e dell'Alto Monferrato. Volevo soltanto dirvi che nel mondo non la traducono questa No, cosa no, qua, no, no, ma non la traducono. ti posso dire che in molti posti non Pensate sanno neanche dov'è il Piemonte. pensate No, quello che bravo, no, volete, no, ma ma io bravo, capisco che bisogna bravo, fare il però quarto Piemonte bravo. e quindi identificarsi come quelli delle zone dei colli del Tortone, il marchio d'Artona, ma io le capisco queste cose, ma o le inseriamo in un contesto di identità comune, oppure guardate che quelli di C'è un po' da Carbonara strada, sì. vanno ad affittare a Tortona da dormire una notte, no, non quelli di Tokyo, No, tra l'altro Sì, bravo, bravo. Oh, io voglio bravo. fare un esempio invece virtuoso che abbiamo a Novi Ligure. Perché Novi, raccontaci anche tu, le terre di Novi sta crescendo come incoming comunque, anche Esatto. nelle difficoltà. Adesso Il distretto novese, che è un consorzio di oltre 30 Devo comuni concludere. che ha Novi Dimmi come Andrea, capofila, scusami, un ma attimo, che devo io andare da ti do posta. perfettamente ragione. Sei qui, io Fate guardo, un lo stesso pasticcio. discorso l'ho visto coi vini, no? L'Italia, non il Piemonte, l'Italia ha la fortuna o la sfortuna di avere una quantità di vini meravigliosa, no? Quindi insomma, un patrimonio enorme con tantissime vitigni diversi, no? I francesi hanno la fortuna di avere 4-5 grandi vitigni. I francesi hanno preso il mercato del vino per molti anni, adesso noi siamo arrivati, siamo più bravi, abbiamo rincorso, eccetera, ma li abbiamo rincorsi per tanti anni. E allora noi non siamo capaci a fare sistema, siamo rimasti l'Italia dei comuni, dove io ce l'ho più bello, tu hai che bel giubbotto, no? Il mio è più bello, guarda che ho. Il mio è più bello. Vediamo un attimo No, no, se vuoi buttare il cuore oltre l'ostacolo, Vediamo un buttalo. attimo se riusciamo a sentire Ecco. Andrea. Andrea, ci sente adesso? Può un po' parlare? Volentieri, mi sentite? Sì, adesso sì. No, dicevo, stavamo parlando di Novi Ligure, che le Sì. terre di Novi stanno, comunque hanno avuto un buon successo turistico. Raccontaci qualcosa, tu sei di Allora, Novi, si di questa tratta parte. del distretto del Novese, che è un'organizzazione di cui fanno parte in rete più di 30 comuni, Novi e Capofila, ma è un primo tra pari, perché veramente sono tutti trattati allo stesso modo, che ha il compito di far conoscere e valorizzare ciò che di bello e di buono ha il territorio dei comuni aderenti. Quindi non organizza delle cose in più, non vuole cercare delle alchimie strane, valorizza quello che c'è. E secondo me è il modo migliore per un territorio che storicamente è policentrico. È inutile raccontarcela, la provincia dell'Alessandria è stata fatta sommando tanti centri che avevano storie diversissime e anche nemiche. Quindi per un territorio policentrico l'unico modo è quello di fare squadra e di far sì che ognuno abbia lo spazio per farsi conoscere. E il distretto del Novese, che ha dei numeri impressionanti a livello di diffusione, di contatti, soprattutto fuori regione, soprattutto anche fuori d'Italia, è veramente il veicolo che serve. Quindi non Posso una intervenire? sovrastruttura, una Andrea, ricerca di una scusa, identità artefatta, e qui concordo perfettamente con l'ospite, ma far conoscere l'identità dando a tutti la stessa opportunità di farsi conoscere. Perché, ripeto,
il territorio di Novi, di Gavi, eccetera, non è storicamente il Monferrato, come non lo Però, è Alessandria. Scotto, se posso È inutile cercare di permettermi, inventarsi un quarto Piemonte, poi cosa ci inventiamo un quinto? O magari almeno facciamo una Scotto sono secessione noi che d'accordo. siamo Novi Ligure, andiamo con Genova? Non ha Se posso senso, permettermi non ha senso. l'interlocuzione, io Vai, vai. sono d'accordo con quanto lei ha appena detto, non c'è bisogno di sfumare l'identità, le sette identità della provincia di Alessandria. Abbiamo capito che il nostro è un territorio policentrico, ma è in contrapposizione, in conflitto. Guardate cosa è successo con gli ospedali, una roba che se la Sì, raccontiamo fuori dalla provincia di Alessandria, ci la danno le Dicomare ci mance, sputano in un ci occhio, danno ci le sputano in un occhio. mance. Però lasciamo stare, va bene così. Però quelle differenze che possono rappresentare un valore aggiunto non possono essere, la dico male, vendute nel mondo singolarmente. Quelle differenze devono essere valorizzate in un contenitore comune, la immagino così, in uno scrigno che deve essere presentato al mondo. Quello che io vedo è che indebolisce l'identità e che ognuno gioca per sé la sua partita. E questo è un problema perché da un punto di vista economico non funziona. Io capisco, ma non funziona. Terre di Novi ha un vantaggio clamoroso rispetto a tutti gli altri. Dobbiamo dirlo, anche se, come dire, a molti non fa piacere, è che con outlet, come dire, è molto più semplice veicolare il Sì, marchio Terre qualcuno di viene, Novi, qualcuno viene. perché qualcuno lì arriva, mi pare che no, e anche attraverso la presenza di outlet che piace pochissimo ai commercianti, e io non esprimo giudizi, il marchio Terre di Novi, le terre di quella zona hanno qualche chance in più di essere conosciute al mondo rispetto al quarto stato di Volpedo, ma che Sì, lo conosciamo perché c'è siamo Pellizza che già. l'ha Sì, e fatto poi siamo noi di Alessandria. e che Sì. se lo, no? Per Sì. farlo conoscere a Sydney tu non puoi fare Sì. altro che sperare in uno Ecco, però sviluppo. secondo me il problema vero, scusate, poi io mi taccio, il problema vero nasce dal fatto che, e poi diamo anche un po' di notizie, se no non diamo nessuna notizia oggi. Sì, vabbè, ma con due ospiti così No, mica. vabbè, adesso non fa la solita piangeria, non abbiamo bisogno di raccogliere voti al momento, non è, al momento non abbiamo Offerte, no, offerte sì, offerte, sì, però. però no. Voti Vuoi no. dire ai tuoi amici se ci fanno un'offerta, Non amici. un Non amici. euretto? Ah, bene. Allora, stavamo dicendo, il problema sta secondo me nel manico. Il manico qual è? È che Alex Sala non funziona. E non funzionando Alex Sala, è abbastanza semplice che poi, non essendoci chi dovrebbe fare, guarda la TL Langeroyer cosa ha fatto. Non l'ha fatto in un giorno, Aspetta, l'ha però, fatto in 30 questi anni. sono temi Li che ha fatti in conosco. 30 anni. Questi sono temi che io Interloquire con conosco. lui. Sono temi Interloquire che conosco benissimo, questi. E io anche come te, Ecco. non come te, ma li conosco No, anch'io. no. Prego. Faccio per dire. Prego, no, no, no. Prego. No, perché abbiamo fatto anche lì un po' di analisi rispetto a quello che capita a Langhe, Roiore, Monferrato, però e l'abbiamo fatto sui bilanci. Sì? È facile dire che lì funziona e Alex Sala non funziona. Io non devo difendere nessuno, anche se il Sì. presidente di Alex Sala è una persona che stimo moltissimo. Però guardate quanto contribuiscono le fondazioni bancarie, le camere di commercio, i comuni stessi a favore di Langhe, Roiore, Monferrato, e Hanno guardate dato quanto base. contribuiscono per sostenere i progetti in questa provincia, le fondazioni bancarie, la Camera di Commercio. Stiamo parlando di. Aziende zero. Questo è il tema, eh. Cioè, tu nel territorio ci credi? Intanto non, lo sviluppo turistico non è che lo possono fare tutti. Non è che io amo le Pro Loco, davvero lo dico col cuore, però le Pro Loco. Sono una disgrazia. No, le Pro No. Loco fanno bene il loro mestiere, ma Sì, non certo. non possono essere gli agenti dello sviluppo No, ma turistico nel mondo certo. di un E territorio. neanche devono essere E neanche questa i singoli piangeria comuni, continua. ma neanche i singoli comuni, i singoli distretti, o Allora. c'è una visione complessiva, o il Piemonte si vende nel mondo con i suoi prodotti, Va. oppure questa storia E è una allora. storia da fare qualche pagina di giornale metropolitano. Allora, io ti do perfettamente ragione, sono d'accordo con te, però se ci sono delle aziende turistiche locali, adesso Langhe Roiero riceve dai
dalle fondazioni bancarie, riceve da... Ma 25 anni fa, quando è partito il progetto Langhe Euroero, e ti posso dire, perché io sono stato uno dei promotori di questo progetto, perché noi con le mongolfiere iniziamo a volare proprio a Santa Vittoria d'Alba e non nel classico Cuneese, Le dove mongolfiere sono straordinarie. le mongolfiere è una roba meravigliosa. Mi parlerai un giorno delle Ma mongolfiere? quando vuoi ti porto anche a Ti volare. porto volare? Sì, Niente, sì. davvero. Che bello. Se rispondi una porta aperta. Lì è proprio uno dei miei... lì c'ho il cuore oltre Ci l'ostacolo. voglio venire. Sì, Mi hai fatto venire un'idea, questa sì. Sì, cosa qua delle ecco. mongolfiere. Prossimamente magari le usiamo. Ok. Ecco. Allora, quello che volevo dirti è che allora, quando partì quel progetto, vennero invitati giornalisti, vennero fatte cose, eccetera, ma le fondazioni bancarie, forse qualche produttore di vino, forse la fondazione, quella della Fiera del Tartufo, misero qualcosa, ma noi facemmo, assieme a tantissimi altri, questo ve lo racconto perché è una roba che mi è rimasta nel cuore, il party di chi non parte, a Ferragosto. Tutti d'accordo nelle varie zone, il party di chi non parte, ma non c'era un soldo, non c'era un soldo, e lo fecero le cantine, lo fecero piccoli albergatori, non c'erano ancora tutto il sistema che c'è oggi, bellissimo, fantastico, con le 3.000 opportunità che ci sono di fare qualsiasi cosa. Allora si fermava, le persone si fermavano 36 ore. Dormivano una notte e andavano in una barra, due cantine, compravano il vino e scappavano via. Non facevano niente nel Monferrato, tolto alcuni che facevano cose diverse, compravano casa, amavano il territorio, ma questo... Ah, scusa, c'è una cosa, stiamo riempiendo la cesta della mongolfiera, eh? Chi è che viene? Serena Tettoni e Giorgio Repetto, sono già... Boh, bene. Quante persone ci stanno E nella cesta? dipende Dalla dalla mongolfiera. mongolfiera, dalla misura. E Ci anche da sono... chi ci sale dentro, non è che... No, perché lì la differenza la fa la temperatura. L'aria calda all'interno della mongolfiera ti fa salire rispetto Sì, ma io all'aria... ipotizzavo che ci avessero 10 Non ciccioni o c'entra 10.000 niente, lire. io non ho voluto cogliere questi segnali. Di fumo. Vetero comunisti avrebbe detto qualcheduno. Sono troppo giovane. Sì, per far Ecco, passare queste cose, sì. appunto. E io quindi devo dire che, no, a parte tutto ci Ma sono ci vanno delle certe. autorizzazioni particolari per volare in mongolfiera? Per il singolo, no. Ma va? No, per il singolo, allora ci vuole un pilota Parte. che abbia fatto il corso e che abbia la patente di pilota di mongolfiera. Deve avere un punto di partenza che comunica alla torre di controllo più vicina, che potrebbe essere Valdigi piuttosto che Ma che bello, Genova. un mondo straordinario. Sì, E la bisogna mongolfiera, la scoprire. bellezza della mongolfiera è che si alza perché c'è differenza d'aria e di calore all'interno e va dove ti porta il vento, quindi tu galleggi dentro il vento, quindi tu non hai il vento in faccia. Infatti anche chi soffre di vertigini non soffre di vertigini perché non gli entra l'aria nelle orecchie e quindi non hai questa sensazione C'è anche Antonio che di viene, quindi vuoto. siamo già... Ci vuole già la cesta Ma, grande. ecco, poi ci sono delle ceste fatte apposta che vengono chiamate bus, dove tu puoi mettere anche 10-12 persone. Ma io voglio fare un viaggio in mongolfiera, sulle Allora, colline del Monferrato. certo. Allora, Allora, tu sappi che noi organizziamo. stiamo già pensando Sì, di poi a organizzare maggio una probabilmente base, ti da inviteremo maggio-giugno a... stiamo pensando di organizzare una base in una location del Del Monferrato molto Monferrato bella. meravigliosa. Quindi Fantastico. ci stiamo lavorando, bene, bene. Monferrato mongolfiera. Sì, Su questa roba si su può questa roba. giocare. Suona molto bene. Andrea, vieni che tu sono mongolfiera, facciamo lì da te a Novi. No, non è che si può Ma partire volentieri. ovunque, ragazzi. Vabbè, noi andiamo No, a Novi. ma no, no, Già mette dei attenzione. limiti, guarda. Sì, No, vabbè. no, ci sono i corridoi aerei. Anche No, no, Rosalba, no, vieni anche adesso Rosalba. non sto parlando, ci sono dei corridoi aerei dove tu non puoi volare, cioè. Viene anche Rosalba, eh? Rosalba Cugnone, se poi notate, Perfetto, ragazzi, abbiamo perfetto. organizzato già... Organizziamo, ragazzi. Facciamo Organizziamo, venire anche te, facciamo Silvia, dai. 3-4 giorni. Ecco, l'unico fattore è che ovviamente se il tempo è brutto bisogna rimandare. La partenza è al mattino presto, proprio per usufruire della differenza,
di termica, questo se vuoi dalla primavera all'autunno. Ha scatenato l'inferno. Ha scatenato l'inferno. Questa roba è fantastica. Noi dobbiamo sviluppare il turismo in provincia di Resende con le mongolfiere. Io mi sono convinto di questa roba. Sì, ci vediamo anche noi. Adesso potremmo fare una sede. Adesso, dimmi poi, soltanto quanti metri da terra poi si sta, più o meno. Allora, lì dipende sempre dal pilota. Io sono favorevole. No, non sono pilota, non ho preso il brevetto, ma. Poi ti racconto. Puoi anche guidare. No, poi ti racconto. E, il volo bello per me è il volo dell'uccello, non è quello di andare in alto. Se vai, a meno che non ci sia da vedere un attimo una cosa, una situazione, ma il volo bello è quello radente, è quello sui 250-300 metri, no? E il parlare con la signora giù della cascina e salutarla e dire veniamo a prendere il caffè, no, guarda, toccare l'acqua del fiume con la cesta, lì se il pilota è bravo. Stiamo facendo un casino con questa cosa, perché secondo me stiamo lanciando un'iniziativa straordinaria. Bisogna fare allora, la regione Piemonte, poi la facciamo sì, no, c'era già. Lo facciamo per le... Per quando ci come quando girava quella della Goodyear che segnalavano nel singolo posto c'è questa manifestazione, magari può essere anche. No, devo dire che questa del Monferrato potrebbe essere un'idea bellissima. Allora, poi c'è gente che invece ama andare in alto, io non li capisco. Lì però i piloti, ognuno ha il suo modo di pensare, ecco. Ok. Cosa ha detto? Vengo anch'io. Andrea ci sta dicendo volo vela Novi Ligure, cioè stiamo facendo già gli slogan da utilizzare. Abbiamo lanciato altro che... Sì, altro che... Vabbè, lo sta. Allora ragazzi, vi devo dire che io sono... Ok, Andrea, abbiamo preso il tuo slogan, abbiamo deciso che sarà adottato. Che io volevo fare una anche perché a Novi Ligure l'essere porto militare è tuttora scuola di vola vela con avianti. È in distorsione, delle superfici di volo più importanti d'Italia per questo tipo di volo. Ah, ecco, una cosa che non viene adeguatamente sfruttata dal punto di vista turistico. È una struttura militare. C'è un problema. Andrea, ripeti un attimo, io ho detto che è una struttura per alimentare San Bobo e hanno quindi interferito con la zona di rispetto dell'aeroporto, limitando la capacità di accogliere, per esempio, aerei da turismo. Quindi se ne sia uno stato si toglie il cavolo San Bobo. A quel punto Novi potrebbe essere uno scalo anche per il turismo. Per quanto riguarda l'outlet, vorrei sfatare un mezzo mito. Sì. No, perché l'importante non è un attrattore del territorio, ma per turismo straniero. Sì. Non per il turismo italiano. Chi va all'outlet si compra. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che ti segue anche in mongolfiera. Tac! Allora ha visto anche il territorio, sì. Questo l'ho potuto verificare anche quando ero qui da volontaria al porto di Gabus. Diceva che comunque il turismo di Novi, il trainato dall'outlet, è più straniero. Certo. Cioè quello che è proprio italiano, che a cui si riferiscono loro, invece è trainato. Vabbè, adesso non facciamo personalismi. Basta con Novi. Se fate i bravi a Novi vi facciamo salire in mongolfiera anche voi. Se fate i bravi, solo, vediamo un attimo. Noi siamo nel... Ormai siamo già pieni. Noi siamo nel basso Monferrato. Però... Se... E difendiamo la nostra... Anche sì, anzi, abbiamo il nostro comune di riferimento. Anche Maurizio Benzivini. Olivola. Io quella piazza di Olivola... Sì, adesso non ti allargare perché tanto noi abbiamo una villa privata dove possiamo partire nella villa. Sì. Oh, ma qua sei rimasto indietro. Se perdi tempo a pensare al treno per Yuma, intanto quello non ce lo faranno mai, ma i milanesi vengono lo stesso da noi. Puoi prenotare, Andrea, due posti per te e Silvia ci sono già, abbiamo già segnato i nomi. 15 giorni per riaprire, Draghi accelera i tempi da 40 miliardi alle imprese. Insomma, è il tentativo, come dicevi tu prima, è quello di tentare di ripartire. Ci stiamo giocando una carta incredibile e in questo momento le tensioni sociali sono
proprio, secondo me, arrivate al limite. Vabbè, ma... Molti hanno avuto un rispetto e una... io non so se fossi stato nella loro situazione, se sarei stato così... paziente, sì. Devo dire, il debito pubblico continua a essere un macigno, ma lo era prima, tanto noi siamo bravissime... In questo momento penso che poi la minore... Ma poi con il recovery plan potremmo aumentare il PIL e tu mi insegni che se aumenti il PIL il debito diminuisce, no? Con Draghi c'è qualche speranza in più. No. Con il piano che avevo letto prima... Vabbè, le 7 paginette, quelle servivano per altro. Carta regina. Sì. Carta regina. 7 paginette e carta regina. Quello. Sono scollegato in questo momento. Sì. Allora, De Luca, come lo vedi, De Luca? No, dimmi, se tu fossi governatore... Del Piemonte, però. Sì, collega di De Luca. Collega di De Luca. Cosa gli diresti a De Luca? No, ma De Luca è un bravissimo amministratore, soltanto che quando esce con queste cose che fa il capopopolo della campagna, secondo me dà messaggi che non sono in linea con il sentire comune. Oggi c'è bisogno, c'è questo Covid, lo affrontiamo e lo superiamo se è dall'Italia, no? Che è dell'intera Italia che ha un atteggiamento comune. Sembra che certe modalità di comunicazione, sì, ecco, però io non sono d'accordo con te. Dall'altro lato però vorrei ricordare che De Luca segnala una delle due opzioni che stanno scegliendo gli stati al mondo. Alcuni stati hanno deciso di vaccinare quelli che sono a rischio, quindi le persone anziane, i deboli, fisicamente deboli. Altre nazioni hanno pensato di vaccinare i produttori di reddito perché la nazione non crolli e ci sia la possibilità di sostenere. In questo caso De Luca, in maniera maccheronica, ha portato però anche questa idea sul tavolo. Perché sì, adesso... Io invece penso, al di là di quello che pensa De Luca, che rispetto, al di là di quello che pensano altri capi di Stato, che ovviamente rispetto, nel mio piccolo mi metto in scia, diciamo così, rispetto a coloro i quali pensano che invece beni come i vaccini non devono essere lasciati alla merce del mercato. No, se no. E che non può essere il mercato a decidere la produzione, non può essere il mercato a decidere quanti possono essere distribuiti, che anche questo è un tema. Vedete, voi fate economia e sapete che se un bene è scarso, aggiunge valore, è vero? No? Certo. Allora perché non sono a disposizione? Una delle ragioni fondamentali per cui i brevetti sono in capo alle major, a Big Pharma, e i vaccini non sono a sufficienza, è perché bisogna fare in modo che quel bene continui ad essere leggermente scarso, non scarso, leggermente scarso, per aumentare il suo valore. Allora, questa storia qui nelle politiche per la salute oggi, nel nuovo millennio, non ha più senso. Volete dirvi come mi posiziono io in questa discussione? In questo modo. Ecco, perché il resto, ci sono i De Luca, ci sono quelli che vogliono vaccinare, ma bisogna vaccinare tutti. Seguendo però, portando il tuo ragionamento, gli attacchi che vengono fatti a AstraZeneca, che costa 2,90 euro contro i 20 euro di Pfizer, sarebbero anche finalizzati a eliminare dal mercato un concorrente scomodo. Ma a voi sembra normale che un salvavita... No, non mi sembra normale. No, ma io siamo d'accordo con te. Penso come che sui salvavita in genere si scateni la guerra commerciale. Certo. Ma siamo matti. Ma certo. Questo è il tema, questo è il problema. Quando parlano sanità pubblica, sanità privata, ma io non sono contro la sanità privata, ma no, assolutamente. Io dico che se vogliamo fare la battaglia per il diritto alla salute, noi dobbiamo partire da queste vicende, da queste esatte vicende. Scusate. Ma tra l'altro guardi, una cosa che... Guardi, lei ci ha guadagnato un biscotto di biscotto. Li porteremo questi qua sulla mongolfiera. Assolutamente, sì, portiamo anche lei sulla mongolfiera. Se lei se ne fa fare da biscotto... Buono. Sì, sentito? Sì. Lei venendo da noi ha visto che è cambiato proprio lo stile, lo charme, le situazioni. Da quando lei veniva in tempi antichi
Buonissimo. Vorrei far notare che Andrea, che mi conosce bene, ha già prenotato per me il vaccino di Johnson & Johnson. Sì? A singola inoculazione. Ah, credevo quello. Sai che c'è quello con l'ostia adesso? Adesso stavo sperando. Andrea, sai niente di quello con sublinguale? Perché io mi prenoto anche per quello. Allora. Lo so, della BAD. Sta sviluppando. Ok, secondo te, se lo trovi, dimmi qualcosa. Da ingegnere chimico devi sapere qualcosa. Ecco, secondo te la campagna di vaccinazione, no, faccia pure con comodo, se hai da fare faccia pure con comodo. Chiedo scusa. No, perché la disturbiamo. Cioè, anch'io quelli che mi dicono possono venire in mongolfiera. Portiamo tutti. Facciamo due giri. Portiamo tutti. Abbiamo Ci stiamo, noi vi organizziamo tutta l'estate, vedrete, ci sarà un'organizzazione perfetta di volo in mongolfiera. Detto un'altra volta. Telefonata, questo è l'assessore. Vabbè, insomma, l'assessore di Maio. Volevamo ricordare, parlando dei mongolfieri. Borossi, Olivola, Bistro Cavour, i due buoi e tutto quello che ne consegue. Seguite Villa Guazzo Candiani. Villa Guazzo Candiani, seguite tutti i siti che fanno capo al gruppo e capirete tante cose. Per esempio i voli in mongolfiera o le serate all'aperto con le ville meravigliose. Queste vi consigliamo di seguirle perché ne vale veramente la pena. Allora, io sono contrario invece a fare le cose tanto per farle, per cui se ho bisogno di una cosa professionale, dove vado? Da Boido. Vado da Boido e mi dà il grill dove lo posso fare anche in casa. Esattamente, sì. Lei fa le grigliate magari all'aperto, voi che vivete fuori. Sì, voi che vivete fuori, sì. Gratuitamente. Adesso è aperto, da ieri è aperto, però si può fare. Castellaccio voleva corriere. Noi siamo periferia dell'impero, sì. Arrivano le robe. Sì. Abbiamo anche, avete le motoslitte lì? Abbiamo anche l'antenna che ripete il segnale del telefono. Avete l'acqua corrente? Abbiamo la corrente e l'acqua corrente. Povero, ma no! Ma già da tanto tempo? No, tanto però. Ma... Allora, visto che diciamo questo, io sono assolutamente contrario al discorso che in un primo tempo ho detto ma sì, non sarebbe una brutta idea, poi ci ho pensato un attimo, ma noi non siamo la Spagna o la Grecia, noi abbiamo miliardi di posti meravigliosi, di borghi fantastici eccetera, come fai a dire faccio diventare il Giglio Covid free e non San Gimignano e non Lucca e non Pietrasanta, solo per citarne alcune in Toscana. Adesso ho voluto fare un giro in Toscana e ho citato volutamente un'isola più piccola, perché se poi andiamo nelle isole grandi, vaccinare l'Elba diventa già una roba complicata, che ci vuole l'esercito, ecco, voglio dire la marina, ecco. Quindi complicato. Poi mi sono domandato, e Roma capo mundi prima di tutte, no? È la capitale prima di tutto. Allora, in questo discorso qui, io sarei, contrariamente a quello che stanno facendo oggi, di non vaccinare gli ottantenni, che possono stare anche un po' a casa in questo momento, gli si può chiedere un piccolo sacrificio, state ancora a casa, iniziamo a vaccinare chi deve andare, chi deve muoversi sulle metropolitane delle grandi città, chi deve andare nei posti dove il rischio del contagio è maggiore. Ora, l'ottantenne, è vero che se poi si ammala in una casa di riposo e la maggior parte dei morti arrivano proprio dalle RSA, però io sto parlando dell'altra parte, io sarei per aiutare invece la parte produttiva, prima partiamo di nuovo con la parte produttiva, prima raggiungiamo. Forse, Andrea è d'accordo con noi. Ecco, vabbè, tu come la vedi? Ma la vedo come vi ho detto prima, che c'è una parte fragile della popolazione, vedi, capisco e per certi versi condivido anche, però questa pandemia ha dimostrato che a morire sono soprattutto gli anziani e quindi se non li tuteliamo
e entrano in contatto con il virus hanno alte probabilità di morire. Questo dimostra che noi abbiamo bisogno di più vaccini e i vaccini non devono essere una produzione privata. E soprattutto quando sono finanziati dagli stati, perché anche quella è una roba. Sì, Andrea è d'accordo con te, Riccardo, riguardo i borghi medievali o gli altri patrimoni. Ma certo, perché come fai a dire faccio prima quello e non faccio l'altro? Al di là che adesso poi a Gavi fanno la teleferica, quindi Però proteggere Gavi come fai? Proteggere Gavi con la teleferica. Io avrei pensato invece a un saliscendi con mongolfiere, però tutti i giorni non si può fare perché poi c'è il giorno che piove, quindi vada per la teleferica. Bene, allora. Solo un secondo, volevo ricordarvi che hanno aperto la bottega della carne piemontese regolarmente, quindi potete andare a comprare, hanno tutte le loro qualità proposte e potete, se sono in piazza Marconi, andate a salutare perché sono e hanno un mucchio di cose già pronte, sfiziose, come dice tra cui il tosto, sì, per citarne uno. Il 31. Che sono tutte, tutte cose che abbiamo creato assieme. Sì. E c'è da assaggiare, se passi in piazza Marconi, il macellaio veramente. Sì. Gli straccetti al limone, già pronti, così. Hai solo da tornare a casa, fai un regalo a tua moglie e dici, guarda, oggi cucino io, butti in padella, ancora un goccino di limone e via. E sei a posto e fai un figurone. Magari se ti mancano gli accessori giusti, puoi andare a cucina dei mobili coscia. Senti, nel giardino hai mai pensato di mettere due piastre a induzione? No. Ah, che bello! Guarda, sembra un oggetto di design. Apposta per il tuo giardino, nella parte dove ci hai detto che ci invitavi a mangiare la pizza, no? sì, ma quando scendiamo dal mongolfiere nel tuo giardino. No, ti ricordi che ci hai detto, poi una volta vi invito nel giardino. Sono debitore, sono debitore di due pizze con loro. L'avete sentito, Andrea, hai sentito? Devo a loro due pizze, sì. No, ma però quando andremo a mangiare la pizza pagherò due pizze e loro bevono e pagano a parte la birra o quello che vuoi. Sì. Noi solo birra di champagne. Quella roba lì. Questo è un meraviglioso caviale, sistema. Pizza al caviale, no? Pizza caviale, ovviamente. O aragosta. Va bene, allora questo sistema ti permette anche, se hai bisogno di avere davvero una piastra. È molto interessante. Molto interessante, molto bello. Fabita, noi l'abbiamo adottato assolutamente. Viene anche tua madre sulla mongolfiera, ha detto. Ma certo. Perché no? Ma certo, no. Alla nostra Roxy vuoi non portare il mongolfiere? Ma assolutamente. Ma certo. Comunque, allora, io direi di saltare il discorso dei 5 Stelle perché mi sembra che siano più nel caos. Se ti interessa ne parliamo. No. Tu dici ti interessa a noi. Ma sì. No, ma dimmi, ti interessa? Sì. Fai il gesto di chi... No, lui non può. Mi interessa però... dato che mancano pochi minuti possono esserci altre. Sì, ci sono altre grande. Guarda, sembravi quasi democristiano. Non so se è un insulto ma sembravi quasi democristiano. Va bene, andiamo avanti. Londra riapre tutto da oggi, shopping, birra, pub, insomma hanno fatto vedere che si poteva fare dopo i disastri iniziali, perché non dimentichiamoci che Boris aveva sbagliato dicendo immunità di gregge, aveva sbagliato dicendo tutti liberi. Sì, esatto. E cercava un'immunità di gregge autonomamente. Conosci Simona Malpezzi? La conosci personalmente? Personalmente no. No. Come ti sembra? Come... Una donna capace, dimostrerà ad essere una capogruppo al Senato all'altezza. Vedremo. Ecco, come mai hanno fatto questa scelta delle due donne? Cioè, avevate paura della parità, avevate paura del mozzo, vi arrivavano un mozzo? No, credo che Letta abbia preso, si dice, due piccioni con una fava. Nel senso che aveva bisogno di dimostrare un minimo di discontinuità, lo ha fatto cambiando i capigruppo e cogliendo anche l'occasione per cambiarli con due donne peraltro capaci. Certo, cosa ne pensi? Ma vieni, 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 vieni.
Vieni, che vieni, finiamo Gaia. Assieme. Guarda. Andrea, prendiamo due caffè assieme. E poi te ne diamo un po' quando torni. Ma tu non ti devi scusare, hai ripieno di caffè del manciotto, ovviamente. Esatto. Asporto, non asporto. Ecco qua la nostra Gaia, benvenuta. Ecco. Posso avere lo zucchero? Sì, no, ma prego. Ecco qua. Una carnetta per lei. Gaia, noi ricordiamo che siamo al Mecchioni Caffè, come tutte le mattine, e al Mecchioni Caffè c'è la possibilità dell'asporto, anche in zona arancione, però. C'è sempre il servizio completo, giusto? Che cosa hai pensato per oggi? Allora, un filetto di tonno salmonata con gli asparagi, taccole e crema di piselli. Porca miseria. Piatto di Gaia, questo. Piatto di Gaia. Se chiedete, piatto di Gaia, assolutamente. Chiedete il piatto di Gaia che... Ecco, anche lì puoi far bella figura con tua moglie, ma qui... Vuole venire in mongolfiera con noi? Grazie Gaia. Gaia. Perché mi hai provato? Tu subito, però. Allora, Andrea, noi prendiamo caffè del panciotto anche la tua salute, perché va bene. Prendilo virtualmente. Allora, Di Maio, Off Maio, è proprio il caso di dirlo, Off Maio, sì, perché... ormai è andato al massimo, vado al massimo, è arrivato per primo, Vediamo, Blinken. O Blinken. Non ma so magari c'è qualche altra notizia, secondo me. No? Sì. Sì, andiamo avanti. Ecco. Sì. Abbiamo il cartello adatto, ecco. Maio in America, ecco. Non l'hai detto tu, l'abbiamo detto noi. Ecco. Bene. Allora, ecco. Cosa ne pensi di Off Maio? Ilva Draghi gioca la carta Bernabé e la partita è nelle mani del governo. Devo dire che Bernabé, dopo essere passato dappertutto, passerà anche... È un manager capace, però tra tutti quelli che abbiamo conosciuto. Ti ricordi che avevamo conosciuto Bernabé... Con il cardinale. Cioè, sì, eravamo una persona così dal vivo in giuliale, poi che le sue capacità sono quelle. Nuovo colosso dell'energia Oltralpe, Veolia e Suez si fondono e fanno una azienducola da 26 miliardi di fatturato. Ecco, quello che noi riusciamo sempre... Parlavamo prima del turismo, sarebbero pronti gli operatori e la Regione Piemonte a creare le valli Covid-free. A proposito di quello che diceva esatto. Quindi tirerei la pagina. Okay? Stiamo andando velocissimi, ragazzi, sono quasi più due giornate. Cosa ha detto? Parlavamo del turismo del Piemonte, poi vedevano le zone Covid-free nelle valli. Ma certo. Abbiamo girato pagina. Ma certo. Piuttosto che vaccinare Alessandria o Castellazzo, da www.distrettonovese.it, sì, lì siete Covid free, giusto? Sì, lì sì. Ci arriveremo. Allora, abbiamo un nuovo giocatore nel Toro. No, un grande però. Sonego e il Toro, Sonego, primo contatto, Cairo ti aspetto. Ma no, è quello che ha vinto in Sardegna al tennis. Sì. Bravo, bravo. E si è presentato con la mascherina del Toro. Fratello. Grande, grande. Anch'io l'altro giorno ho fatto un figurone. In una room di Juventini sono entrato dicendo abbiamo battuto l'Udinese. Sì. Cosa che a voi non è riuscita. Tac! Io chiuderei il giornale a questo punto, per entrare le notizie. Ho già visto che... Ok. Il Venaria è arrabbiato, al quarto posto. Senti, no? Ma tu che sei molto ginnico, Arcor Sport è il tuo negozio preferito? Io non posso promuovere, dico che voi state, la qualità di questa trasmissione è pari alla qualità degli amici che voi promuovete. Boh, grande! Ragazzi, questo è lo slogan che stiamo riportando. Mamma, aspetti che me la segno. Non so se... Sì, ma mamma mia. Ma sei poetico, devi venire più spesso, perché si dà degli stimoli, soprattutto nella selezione delle notizie. Aspetti, posso prendere nota? Me la ripete gentilmente. La qualità... C'è anche la virgola. Senza la virgola o con la virgola? Senza la virgola. Sì? La qualità della vostra trasmissione è pari alla qualità degli amici che promuovete. Allora, promuoviamo anche Andrea, siamo arrivati alle 8.31, dobbiamo salutarti, avremo tempo di quando sarai libero sempre di averti con noi e ci piacerà farlo. Vi aspettiamo a Novi Ligure, verremo a Novi Ligure. Pari alla qualità. Grazie Andrea. Ciao Andrea Scotto. Ciao Andrea.
il nostro congiunto. Il nostro congiunto di nove lingue. Sì. Bene, purtroppo siamo arrivati a... Punto e virgola. Cosa c'entra punto e virgola? Sì. Non c'entra la... amici che... la metto tra parentesi. Metto un punto e virgola, la metto tra parentesi. No, degli perché amici... punto e virgola qua mi suonava. Degli amici che promuovevo. Va bene ragazzi, allora noi... tre che intanto costano poco. Sì, un punto. Punto e virgola... Va bene, noi ringraziamo... Tre punti esclamativi e posso mettere tac, che a me piace sempre. Tra parentesi. Sì. Allora, con questa... Maiuscolo però. La T. Con questa lezione di italiano ringraziamo Domenico Rametti di essere stato con noi. Ciao a tutti. Abbiamo allora, sforato, abbiamo fatto delle prove con i microfoni, ci avete aiutato e vi facciamo... Grazie a tutti. Vi facciamo vedere che... Aspetta che non ci sono. Scusi, ancora. Scusi, mi dà il filo che... Il filo, dobbiamo cambiare cavo. Più di così non si può. Dobbiamo cambiare cavo, ragazzo. E adesso mi stai facendo delle cose che... No, vabbè. Vai, arrivo, eccolo. Ecco. Volevo solo farvi vedere che io ho preso appunti di quello che mi ha detto che Domenico Rametti. Vuole firmarlo? No. Abbiamo avuto... No, perché poi fanno il copia e incolla. Sì. Quale sono. Tac. Bene ragazzi, noi vi aspettiamo domattina alle 7.30, cercheremo domani di essere anche su Instagram, oggi non abbiamo fatto in tempo a settare tutto, grazie a Domenico, sempre, grazie a voi. Ciao, sempre Domenico. Simpatico, oltre ad essere un amico. È sempre un piacere averti con siamo noi. Siamo sempre in attesa della pizza. Sì. Ci vediamo domani. Viva la pizza. La pizza. A domani, ciao. Ciao.